quest'articolo vi voglio mostrare come è possibile gestire tagli e colori con Danea EasyPath Enterprise. Allora, la prima cosa andiamo su opzioni. Mi devo assicurare che il flag su tagli e colori sia evidenziato. Su chiudere. Creo un nuovo prodotto. Immaginiamo una polo donna. IL150 W. Allora, creo una polo piqué donna. Andare in tipologia e seleziono tagli e colori. Seleziono la mia griglia taglie. Se non trovate quella che a voi fa il caso vostro, potete anche inserirne una nuova. Inseriamone una nuova. Immaginiamo le taglie che vanno da XS, S, M, L, XL. Ecco quella appena creata. Si scrive colori. Allora, è bianco, rosso, rosa, blu. Bene, a questo punto ho inserito quello qui che è donna, con le seguenti, questa è la taglia corrispondente all'articolo e dei colori. Ho il codice a barre per articolo, colore e taglia, come vedete. Posso utilizzare, questi sono quelli che dà Danea per default. Ovviamente, se sono un punto vendita, posso inserire il codice a barre del fornitore. In questo caso metto polo, che già ho inserito categoria e sottocategoria, pezzi. Inseriamo anche un'immagine. Faccio un carico manuale giusto per farvi vedere dopo anche la stampa del codice a barre per singola taglia. Vale sia per abbigliamento, scarpe, borse, posso ovviamente inserire anche taglia unica, eccetera. Allora, a questo punto ho inserito il mio articolo gestito a tagli e colori. Vediamo un nuovo documento. Faccio nuovo. Facciamo finta che sto inserendo un nuovo cliente. Allora, il mio articolo era IL150W. Come vedete, in questo campo posso cliccare qui o premere F3, mi si apre la griglia con le taglie e i colori corrispondenti a questo articolo. Allora, mettiamo, dobbiamo fare 2, 1, 1, 2, 1, ok. Come vedete, adesso le ha splittato l'articolo per tutti i colori. Qui mi fa vedere le quantità che sto evadendo e queste le quantità in giacenza. Ecco, qui ho commesso un errore, ho commesso due su una quantità non disponibile, uno le elimino per semplicità, altrimenti mi va, ovviamente dopo mi dà l'errore. Adesso punto vi faccio vedere. Ecco, questo è l'errore perché c'è una, ho messo uno per cui lo posso anche correggere. Questo ve l'ho fatto vedere perché comunque c'è sempre una gestione, un controllo della mia giacenza. A questo punto posso anche stampare le etichette prodotto. In questo caso sono 211. Mi ero già creato io un layout. Faccio un'anteprima. Come vedete, lui adesso mi sta generando
ogni etichetta, uno per ogni il cavo, diverso per taglia. Come vedete, il barcode è diverso per articolo, anche se il prodotto è lo stesso, cioè stiamo parlando di Polo Piqué Donna PL150W, però il codice a barre cambia per ogni taglia, colore. Adesso salvo, vi devo far vedere anche tagli e colori, movimenti di magazzino. Ecco, questo è tutto l'elenco di movimenti per tagli e per colore. Anche qui posso stampare le mie etichette. In questo caso mi stamperà tutta la giacenza delle mie etichette. Una volta utilizzato la gestione di tagli e colore, posso anche gestire il tutto tramite terminalino portatile o lettore di codice a barre, perché avendo associato per ogni, scusate che è un nuovo soggetto, per ogni articolo colore un codice a barre, posso anche avere la gestione o solo con il lettore di codice a barre o importare un file direttamente da terminalino portatile. Se avete necessità di gestire la vostra attività o il vostro punto vendita con articoli con taglia e colore, potete sempre contattarci ai nostri riferimenti.